Sto scendendo dove sta il banchetto. Mi spieghi un po' questa mostra? La nostra è incentrata sul sangue e non so se hai notato c'è il suo tema. Quindi questa qua è la sala sangue fritta, le terapie, c'è tutto qui. Di forma anche comunque pittura, scultura, installazione e fotografia. Sono contro, in realtà chi si mette in una serie di lezioni di queste tecniche attraverso la manipolazione in campo scuro di vari materiali, che è l'altra siringa capovolta che rimane dalla tradizione. Il numero non te lo so dire, perché stasera ci sono altre due sedi, una qua a Castellammare, un'altra. Maria del Monaco, una mostra che parla di sangue, ma non solo, le sue foto sono incentrate sulla pena di morte. Che cosa rappresentano? Beh, in realtà questo lavoro è incentrato sulla pena di morte, però è contro la pena di morte, perché chi di noi si vorrebbe mettere, insomma, proprio sulle varie tecniche, che sia la sedia elettrica, il lettino e la camera a gas, che io interpreto in queste tecniche di camera oscura, come appunto si faceva una volta, ed è un rifiuto di questa, purtroppo di questa cosa che succede ancora attualmente nel mondo in tutti questi paesi che sono qui elencati. Attraverso poi queste altre due foto che sono messe comunque da parte perché non c'è il mio corpo, ma c'è l'uso comunque della siringa che rimanda l'iniezione letale. E dall'altra parte c'è sempre la siringa, ma che insomma, fotografata in questo modo, sfocata, richiama la croce che rimandi a tradizione cristiana, e quindi è una cosa che insomma, l'uccisione dell'uomo, e quindi sempre essere contro alla pena di morte.